Violenze, stupri, omicidi, delitti di ogni tipo vengono commessi ogni anno nel nostro paese, come in tutte le altre nazioni del mondo, del resto. Ma questo contrasta con l'aggettivo, divenuto sostantivo, che viene usato per descrivere la nostra nazione, il bel paese. Bel paese. Da un lato, una terra ricca di bellezze naturali e architettoniche, un clima mite, una popolazione di simpaticoni, spaghetti e mandolino. Ma anche mafia, corruzione, nepotismo. Tutto è il contrario di tutto, in un'unica parola. Italia. Sono veri dark princess e narro le vicende più atroci che hanno fatto tremare, riflettere, discutere. E che hanno fatto la fortuna dei media, anche. Benvenuti nel mio podcast, Italia Nera, il male nel bel paese. In questo episodio parleremo di un caso che è stato spesso associato a quello di Emanuela Orlandi. Tuttora la giustizia crede nell'esistenza di un legame tra le due vicende, tanto che in questi giorni si sta discutendo circa l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta che indaghi congiuntamente su entrambi i casi. Stiamo parlando della scomparsa di Mirella Gregori. Mirella è una ragazzina romana di 15 anni. I capelli lunghi e mossi incorniciano un volto delicato. È la figlia minore dei proprietari di un bar in via Volturno, situato vicino via Nomentana, dove è la casa dei Gregori. La ragazza frequenta con ottimi voti l'istituto tecnico Amerigo Vespucci e la sua vita è assolutamente normale. Il 7 maggio del 1983, però, accadrà qualcosa che la sconvolgerà per sempre. Qualcosa che ancora oggi non conosciamo. È il 7 maggio dell'83. Mirella torna da scuola attorno alle 2 del pomeriggio. Un po' più tardi del solito, perché si è trattenuta assieme all'amica Sonia De Vito nel bar della famiglia di quest'ultima, situato in via Nomentana, ovvero vicino all'abitazione dei Gregori. Dopo che Mirella torna a casa, il citofono suona. Lei risponde. Dall'altro capo c'è un uomo, o forse un ragazzo. Fatto sta che lei esclama. Se non mi dici chi sei, non scendo. Poi però aggiunge. Ah sì, Alessandro, ho capito. E gli propone di vedersi intorno alle 3 del pomeriggio. Riattacca. Alle 15 Mirella esce di casa. Non porta con sé nulla, né una borsa o uno zainetto. Ma si è sistemata i capelli. Prima, alla madre, ha comunicato di avere un appuntamento con un compagno di scuola delle medie, tale Alessandro. L'incontro sarebbe a Porta Pia, presso il monumento del bersagliere. Ma da quel momento, Mirella scompare nel nulla. Secondo le ricostruzioni che sono state poi fatte in base alle testimonianze, Mirella non si reca immediatamente al luogo dell'appuntamento. Si sarebbe diretta, invece, al bar dell'amica Sonia e ci sarebbe rimasta per un quarto d'ora. A Sonia, Mirella racconta un'altra versione. Sì, andrà a Porta Pia, ma poi si recherà a Villa Torlonia per suonare assieme a degli amici. Si è fatto tardi e Mirella non è ancora rientrata a casa dall'appuntamento. Sua madre, Maria Vittoria Argenton, è estremamente preoccupata. Trova il numero di telefono del vecchio compagno di scuola della figlia, quell'Alessandro con cui Mirella si sarebbe dovuta vedere, e lo chiama a casa. A rispondere è la madre del ragazzo, che la informa che Alessandro non è a casa perché sta da un amico.
Allora, alle 8:30 di sera, la madre di Mirella va al commissariato di Via dei Villini assieme alla figlia maggiore Antonietta e al fidanzato di questa, Filippo, per denunciare la scomparsa di Mirella. Nella denuncia, Maria Vittoria Arzenton fa scrivere che Mirella, nel momento della scomparsa, indossava un maglione a pipistrello di color acquamarina grigio e dei pantaloni bianchi di velluto. Un dettaglio questo che diventerà poi fondamentale per le indagini. Poi Alessandro torna a casa e richiama Vittoria. Le dice che non vede Mirella da tanto tempo e che quel pomeriggio lui era a casa di amici a poche centinaia di metri da Villa Torlonia e da Porta Pia. Non ha visto l'amica. Alessandro non la vede da 2 anni, da quando hanno finito le scuole medie. A quel punto la sorella di Mirella, Antonietta Gregori, e il fidanzato Filippo vanno a Villa Torlonia, ma la trovano chiusa. Passa una volante della polizia e fanno chiamare il custode per andare ad aprirla, perché temono il peggio. A mezzanotte gli agenti cominciano una perlustrazione, ma di Mirella non c'è nemmeno l'ombra. Sui giornali la storia della scomparsa di Mirella Gregori arriva l'11 maggio, ma non riscuote grande clamore. All'epoca, come abbiamo detto già per il caso di Emanuela Orlandi, molte giovani e molti giovani si allontanavano volontariamente da casa per iniziare una nuova vita lontano dalle costrizioni familiari. Però è proprio il caso di Emanuela Orlandi a far scuotere le coscienze anche sul caso Gregori. Emanuela scompare il 22 giugno di quello stesso anno, l'83, poco più di un mese dopo Mirella. Nel frattempo, altre ragazze iniziano a sparire misteriosamente nel resto d'Europa, tra Francia, Spagna e Germania. Proprio a giugno, la stampa inizia a parlare della cosiddetta tratta delle bianche, una pista questa che unirebbe molti puntini. L'ipotesi è che delle minorenni sarebbero rapite per essere poi portate in centri di smistamento, da cui verrebbero spedite verso paesi arabi. La pista della tratta delle bianche spiegherebbe, pertanto, le molte sparizioni di minorenni avvenute in quel periodo tra Italia, Francia, Spagna e Germania. Tuttavia, la Criminal Poll, ovvero la direzione centrale della polizia criminale, negò quest'ipotesi fin da subito. Ma è venuto il momento di domandarci se sia mai esistita, perlomeno nel passato, una vera e propria tratta delle bianche. Andiamo indietro nel tempo. Siamo a fine 800. In Europa è il tempo della Belle Époque. Siamo nell'era della prima globalizzazione, quando cioè si realizza un notevole avvicinamento tra le nazioni per via dello sviluppo dei mezzi di comunicazione. Crescono insomma le possibilità anche per la povera gente che vede nell'emigrazione un modo per evadere da una vita grama. E così molte ragazze dall'Europa partono per trovare occupazione come domestiche, cameriere o operaie. Per alcune di loro però inizia l'inferno. Una volta arrivate a destinazione, che sia in America o nei paesi arabi, le ragazze vengono risucchiate in un giro di malavita che le costringe alla prostituzione. Spesso l'adescamento avviene proprio tramite sedicenti uffici di emigrazione, dietro i quali si nascondono speculatori e sfruttatori di donne. Una delle mete più pericolose in questo senso era proprio l'Egitto, ed è per questo che si è parlato di tratta delle bianche, cioè di donne bianche che andavano in paesi arabi come l'Egitto e venivano comprate proprio per il loro colore della pelle. In realtà quindi si trattava sì di un fenomeno drammatico, ma è forse sbagliato parlare di tratta delle bianche.
Il termine è stato usato dalla stampa per scatenare la fantasia dei lettori. Tuttavia è vero che per un certo periodo di tempo questi episodi di sfruttamento della prostituzione sono esistiti, ma non possono essere ricollegati ai fatti avvenuti nell'83. Torniamo a noi e a quell'estate dell'83 che ha sconvolto la vita dei familiari di Mirella Gregori. Abbiamo citato la scomparsa di Emanuela Orlandi avvenuta il 22 giugno di quell'anno. Ma il caso di Emanuela fa clamore fin da subito? No, è questo il punto. Di Emanuela Orlandi si inizia a parlare tantissimo soltanto dopo l'Angelus di Papa Wojtyla del 3 luglio. Qui il pontefice lancia un appello diretto ai sequestratori di Emanuela. Un appello che genera stupore, perché prima di quel momento la pista del sequestro era stata ritenuta poco probabile. Da quel 3 luglio però si inizia a parlare di terrorismo internazionale. Entra in scena l'americano. Poi, il 1 agosto, un articolo di Panorama chiama in causa proprio Mirella Gregori. Nell'articolo c'è una foto che ritrae Mirella vicino al Papa durante un'udienza con la scuola. Impossibile non pensare a quel punto ai legami con Emanuela Orlandi, che è una cittadina vaticana. Un paio di giorni dopo, i giornali iniziano ad ipotizzare che le scomparse di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi siano in qualche modo collegate. Collegate in qualche strano e assurdo modo all'ambiente vaticano. Il 4 agosto arriva la conferma da parte del Fronte Turkish, il sedicente movimento di liberazione turco anticristiano. I Turkish si proclamano i sequestratori di Mirella ed Emanuela. Chiedono la libertà per Açka in cambio della liberazione delle due ragazze. Da quel momento anche per Mirella Gregori comincia il carosello dei comunicati. La ragazza infatti viene citata a più riprese, tanto che Wojtyla stesso, in un appello rivolto ai sequestratori, la accomuna ad Emanuela Orlandi. Arriva poi anche una lettera a casa dei Gregori, nella quale si chiede un appello al presidente della Repubblica Sandro Pertini per la liberazione di Açka in cambio di quella di Mirella. Oltre a questo e alle dichiarazioni dei Turkish, anche l'americano collega i casi. Ma nessuno di loro, né l'americano né i Turkish, forniranno mai una prova certa di tenere sotto sequestro Mirella o Emanuela. L'unica vera prova, tra virgolette, è quella che viene resa nota il 24 settembre. Ma attenzione, non è la conferma di tenere sotto sequestro in vita la ragazza, ma soltanto quella di essere entrati in qualche modo a contatto con lei, direttamente o meno. Il 24 settembre, dicevamo, arriva una telefonata a casa dei Gregori. A rispondere è Paolo, il padre di Mirella. Ma siccome l'uomo non riesce a sentire quello che gli si sta dicendo, allora passa l'apparecchio a Filippo, il fidanzato della sorella di Mirella. Dall'altra parte del filo si sente una voce maschile che ordina al ragazzo di prendere carta e penna per scrivere quello che gli detterà. Queste le parole: maglieria Antonia, jeans Redin, con cintura, maglietta intima di lana, scarpe con il tacco di colore nero lucido, marca Saroyan, di Roma. Gli ordina, inoltre, di non divulgare il messaggio, ma di farlo leggere ad Antonietta perché, dice, lei capirà. Quando Filippo riferisce ad Antonietta, viene fuori che si tratta dei vestiti indossati da Mirella il giorno della sua scomparsa. I dettagli sono tutti esatti, tranne uno, la maglietta che non era di lana, ma, secondo la sorella Antonietta, di cotone. Il resto però corrisponde. A quel punto l'avvocato Egidio, legale sia della famiglia Orlandi che dei Gregori, chiede a Pertini di fare quell'appello che gli è stato richiesto dai presunti sequestratori. Nel frattempo arrivano altri comunicati, dove viene annunciata la partenza di Mirella prima per la Tunisia e poi per l'Algeria. In uno dei comunicati viene sbagliato però il nome della scuola frequentata dalla ragazza. E questo è un punto fondamentale, perché l'errore era stato compiuto prima in uno degli articoli emersi sul caso Gregori. E quindi questo fa pensare che i sequestratori della ragazza erano in realtà dei depistatori o dei mitomani che avevano seguito il caso basandosi sulle informazioni della stampa.
Arriviamo ad ottobre, al 27 ottobre dell'83, quando un'altra telefonata dell'americano arriva all'avvocato Egidio. Mirella Gregori, non abbiamo più nulla. Prepara i genitori a questo, non esiste nessuna possibilità. L'uomo promette inoltre che restituirà il corpo della ragazza entro Natale. Notizie più certe, dice, arriveranno entro un mese. Ma è soltanto un'altra bugia. In quei mesi però succede anche qualcos'altro. Il SISDE infila qualche confidente nel bar di Sonia De Vito, l'amica di Mirella, l'ultima persona ad aver visto la ragazza. Dal rapporto che ne emerge, Sonia avrebbe confessato ad una coetanea: «Certo, lui ci conosceva, al contrario di noi, che non lo conoscevamo, quindi poteva fare quello che voleva. Come ha preso Mirella, poteva prendere anche me, visto che andavamo insieme». Dopo questa intercettazione, Sonia De Vito sarà accusata di falsa testimonianza e la sua posizione verrà archiviata. Passano gli anni e arriviamo al 15 dicembre del 1985. Durante una visita al Papa presso la parrocchia romana di San Giuseppe, Vittorio Argenton nota un dettaglio sconvolgente. Un uomo della Gendarmeria Vaticana assomiglia moltissimo a una persona che spesso parlava con sua figlia Mirella quando questa si recava al bar con Sonia. L'identità del gendarme viene resa nota. Si tratta di Raul Bonardelli, facente parte della scorta papale. Nel 93, finalmente, avviene un confronto tra Bonardelli e Maria Vittoria Argenton, che però questa volta non riconosce più in quel funzionario della gendarmeria l'uomo che si intratteneva a parlare con la figlia. Il caso della scomparsa di Mirella Gregori viene così archiviato per mancanza di elementi. Se la commissione d'inchiesta parlamentare verrà approvata, si tornerà a parlare anche di lei. Io sono Very Dark Princess e vi ringrazio per aver ascoltato l'episodio. Nelle prossime puntate torneremo a parlare del caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, ma nel frattempo vi aggiornerò sul futuro dell'inchiesta parlamentare. Seguite la mia pagina Instagram italianera_ilmalenelbelpaese e anche il canale di YouTube italianera_ilmalenelbelpaese. Se mi avete ascoltata fin qui, non ne rimarrete delusi.